Buongiorno, sono dottor Iyad, sono un veterinario e medico di medicina umana. Sono cardiologo e mi occupo da 5 anni di medicina funzionale. La medicina funzionale è quella medicina che si occupa delle cause delle malattie, delle cause, diciamo, che va a intercettare tutti i meccanismi cellulare e subcellulare che possono essere alterate per il processo patologico e per cercare poi di intercettare i motivi più importanti e quindi i più rappresentativi per il processo patologico, cercando di intervenire su questi meccanismi per riequilibrare. Il nostro organismo è fatto da tanti sistemi, per la medicina funzionale viene diviso in 7 sistemi. Questi 7 sistemi sono interconnessi tra di loro. Allora, all'interno di questi 7 sistemi, quindi quando si altera uno di questi meccanismi, può il perpetuarsi del processo patologico può produrre un'alterazione degli altri sistemi. Quindi l'obiettivo è quello di attraverso, diciamo, delle diagnosi ben precise, cercare di intercettare tutti questi perturbatori ambientali o cause che possono interferire su questi meccanismi e cercare di intervenire modulandoli, riportandoli in asse, in equilibrio, per il recupero psicofisico del paziente. Cioè il paziente diciamo, non è fatto solo di biochimica, ma fatto anche di vibrazione, di emozione, di energia, e questo tutto dovrebbe essere messo a posto attraverso il nostro intervento. E quindi il nostro obiettivo sempre è quello di intervenire con noi, diciamo, oggi siamo uniti qua perché si parla anche di metodi di diagnosi. S-Drive sicuramente è uno dei metodi migliori, e anzi direi che in questo momento non credo che ci sono apparecchi al mondo che possono dare tante informazioni in un unico colpo, che è quello che serve, perché ci servono tante informazioni e qualche volta può essere anche non così preciso come potrebbe essere una risonanza magnetica o un TAC per determinate situazioni, però sicuramente molto molto importante per quanto riguarda la visione totale, un vero e proprio GPS che va a indagare tanti fattori a livello organico per cercare poi di riequilibrare. E purtroppo, diciamo, anche dobbiamo capire che per riequilibrare un organismo, un metabolismo, lo possiamo fare solo ed esclusivamente attraverso le vie naturali, interventi di sostanze naturali che possono, integrazione, fitoterapia, interventi naturali che possono riequilibrare i sistemi. Grazie mille.